Piero De Cristinzi, presidente della FIGC Molise, presente a questa finale di Coppa Italia regionale di calcio a 5 femminile. Ha vinto in Miranda, però ha vinto lo sport, ha vinto una bellissima giornata di sport. Una bella giornata di calcio al femminile, grande cornice di pubblico, tecnicamente una partita anche molto molto valida. Si è conclusa ai supplementari che con la vittoria del Miranda. Credo veramente un bel appuntamento che fa ben sperare anche per il futuro, per quello che è il calcio femminile. A distanza, presente di pochi giorni da quella maschile che si è giocata qui il giorno dell'Epifania. Sì, domenica scorsa la finale maschile, lo stesso stracolmo, il Pala Unimol, la partecipazione è stata molto molto cospicua da parte di tutte e due le società. Si parla sempre del calcio maschile, 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 però il calcio femminile sta prendendo piede, sta prendendo quota sia dalla Serie A ma sia a livelli di calcio a 5 regionali. Questo è un bene per il calcio in generale. Ma il calcio deve essere al maschile o al femminile, come tutti gli altri sport. Non è possibile che il calcio praticamente era soltanto al maschile. C'è un grande progetto da parte della federazione, fra la quale grande riconoscimento è stato dato al calcio femminile con l'evento del professionismo per quanto riguarda la Serie A, ma progetti cospicui e importanti da parte della federazione proprio per lo sviluppo del calcio al femminile. Noi speriamo fortemente che in occasione della finale che ci sarà per quanto riguarda il campionato faremo una giornata dedicata anche un poco a tutto quello che è il settore giovanile che si occupa anche di calcio femminile. C'è un grosso movimento nelle scuole ma anche nelle scuole calcio, perciò questo sicuramente può ben sperare per il futuro. L'ultima cosa poi, in questo teatro il Pala Unimol che è perfetto per ospitare queste manifestazioni. Questo è come per giocare all'Olimpico per quanto riguarda il calcio a 11. Ringrazio molto l'Unimol, il suo presidente e tutti i collaboratori che ci danno sempre la possibilità di poter ospitare manifestazioni importanti. Spero che quanto prima ci sia anche un ritorno di una nazionale di calcio a 5 sia al maschile che al femminile, perché è un impianto che merita.